Non è proprio possibile, non è proprio possibile che noi ci dobbiamo fare un culo tanto, dobbiamo creare azioni, dobbiamo inventarci tecniche, dobbiamo fare 300 tiri a porta e poi per fare un cazzo di gol, mentre loro bastano che aspetta un nostro errore, basta che stanno lì, così, aspetta che noi sbagliamo e fanno gol. Non è proprio possibile, ragazzi. Questa non è proprio una partita che dobbiamo parlare perché il Crotone che ha fatto 4, 4 contate, 4 azioni, 4 azioni, pochissimi tiri a porta, non ha fatto nulla il Crotone, hanno vinto 4-1 contro noi. Io sono stufo perché è successo così anche con il Sassuolo. Anche con la Lazio è successo così con praticamente tutte le squadre. Non è proprio possibile che noi ci dobbiamo fare veramente il culo tanto per fare un cazzo di gol, mentre loro basta che aspetto i nostri errori. Perché Glick, autogol. Va bene, inizia la partita, iniziamo benissimo. Va bene, va bene, va bene. Dopo noi capiamo che stiamo perdendo, allora facciamo tantissime azioni, non so quanti cazzo di angoli abbiamo battuto il primo tempo. Ed è successo di tutto, il loro portiere lì ha fatto una cazzo di parata, Insigne che si è mangiato quel gol e poi dopo ha fatto finta che si era fatto male, ma mannaggia, ma come si fa, ma come si fa? Prendiamo il gol con assist del nostro giocatore, Glick, sempre lui. Cosa dobbiamo dire? Veramente non c'è nulla da dire. E queste pure sfortune, è di tutto qua. Io non sto facendo, io veramente, mo, lasciamo stare un po' la partita. E il Crotone, per me, io quando perdo una partita di solito faccio i complimenti all'avversario e dico: bravo, hai vinto, complimenti, hai giocato una bella partita. Ma qua non posso fare i complimenti a una squadra che veramente, ragazzi, con tutto il bene, con tutto il rispetto per la loro società, ma che non ha fatto un cazzo. Non è veramente, non ha fatto niente. Sto leggendo nei commenti certe cose. Mamma mia, veramente che ti devi mettere le mani nei capelli. Gente che dice: vi abbiamo massacrato, vi abbiamo ucciso. Ma che cazzo dici con sta bocca di merda, coglione? Ma tua madre a colazione la mattina quando eri piccola che ti dava? Ma c'è che cazzo? Ma io veramente non capisco, vi abbiamo massacrato. Ma tu ne hai fatto un cazzo per tutta la partita. Hai sfruttato quelle quattro errori che abbiamo fatto noi. Hai segnato. Magari il terzo gol del vostro attaccante. Là, non mi ricordo neanche il nome. Di Simi, là. Io veramente non so più cosa dire. Poi, certo, c'è cioè, uno mi ha contattato. Uno mi ha contattato su Instagram e mi ha scritto 4-0. Che abbiamo fatto il culo, coglioni di merda. Bravo, bravo. No, no, hai vinto. Bravo, 4-0. Tu chiami un culo 4-0, cioè, e poi compa, hai fatto il 4-0 con noi e poi vai a perdere magari tutte le partite. E questa sarà la soddisfazione loro. Scusate se sto dicendo, pure io sto dicendo cose brutte, ma potete capire come sono incazzato in questo momento. Alcune cose neanche le penso. So che sto dicendo alcune cazzate, ma sincero, questo è lo sfogo. Mi devo sfogare. È normale che mi brucia il culo perché questa partita dovevamo vincerla e l'abbiamo persa. Parliamo un po' del Benevento. Io sincero, un'altra cosa, sempre sui social che stanno scrivendo cose bruttissime, fate veramente schifo chi scrive, perché ormai la gente non guarda la partita, guarda il risultato. Allora, il Crotone ha dato 4 palloni al Benevento. Ah, il Crotone ha fatto la partita. Ah, il Crotone Champions League. Ah, il Crotone è così, vince il campionato. Cioè, ma guardatevi la partita, questi ragazzi sono bambini, bambini che mo hanno iniziato a vedere il calcio, che non capiscono ancora un cazzo. Guardano il risultato e parlano a vanvera, dicono certe stronzate. Guardatevi la partita, vi prego, guardatevi la partita e poi parliamo, e poi parliamo. Allora, sincero, noi il Crotone, ok, ci ha dato 4 palloni. Che cazzo, cioè, alla fine che cazzo ha fatto il Crotone? Però dal lato noi abbiamo giocato bene, giochiamo bene e poi perdiamo. Allora come, cioè io voglio giocare bene, però voglio anche vincere, porco, ma non voglio nominare a qualcuno. Cioè, dai ragazzi, e che cazzo? Poi, vi ho detto uno, mi stanno contattando in tantissimi, vi abbiamo ucciso, ma sinceramente guardatevi la partita e poi parliamo, e poi parliamo, e poi vi invito a casa e discutiamo quando volete, però vi giuro, guardatevi prima la partita.
e non il risultato. Guardatevi prima la partita e poi il risultato. Io, sincero, ma anche noi tifosi del Benevento, anzi, non tifosi, questi sono occasionali che stanno scrivendo: ah, ma cosa siamo andati a fare a Crotone? È meglio che non andavamo proprio, così la perdevamo a tavolino 3-0. Ah, il Benevento fa schifo. Ah, fino a mo', quando vincevamo, però il Benevento era fortissimo, il Benevento era da Champions, vinceva il campionato. Mo' che perde la partita, ah, il Benevento fa schifo, non ci sta. Allora, ci sta che tu fai la critica costruttiva come la faccio io. Io lo sapete le critiche che faccio? Io dico: ah, secondo me il presidente deve comprare un attaccante. Ah, secondo me in questa fascia siamo messi male, dobbiamo comprare a qualcuno. Ah, dobbiamo migliorare su queste azioni. Ma no, che dico: il Benevento fa cagare, il Benevento fa schifo, è meglio che ritorniamo in Serie B. Cioè, ragazzi, noi qualche anno fa, cioè, ce li sognavamo i 21 punti. Veramente, ma vogliamo parlare che 3 anni fa, 2 anni, vabbè, nel 2018, la nostra prima volta in Serie A, noi abbiamo fatto un punto in Serie A dopo 15 giornate. Quindi, ragazzi, per noi, per me, io sono contento lo stesso. Cioè, ovviamente di questa partita sono un po' amareggiato, ma è normale, è una cosa normalissima. Però non vado a dire che il Benevento fa schifo, è una squadra di merda, è meglio che torniamo in Serie B. Ma stanno uscendo tantissime. Questi ragazzi, ve l'ho detto, non sono tifosi. Questi sono occasionali, occasionali. Gente che quando il Benevento vince, quando il Benevento magari va in Serie A, quando vince appunto, mettono le storie su Instagram, ti amo così. E poi che succede? Quando perde una partita, quando perdiamo, tutti criticano, dicono cose veramente stronzate, stanno dicendo sui social. Statevi zitti, per favore, statevi zitti. Vi dico, sono ovviamente dispiaciuto per questa sconfitta, ma il Benevento gioca bene per me. Dobbiamo migliorare su tantissime cose, questo sì, ma io sempre forza Benevento, ragazzi. Oh, ci sta che abbiamo perso, però basta, non voglio più parlare di questa partita, è da dimenticare. Dobbiamo migliorare, come ho detto prima, e nulla, questo è perché alla fine, ragazzi, noi abbiamo giocato, cioè il primo tempo, Madonna, Insigne si è mangiato un gol, Glick, che cazzo ho combinato, poi il portiere del Crotone. Basta, la devo finire qua, sennò esagero. Nulla, sempre forza strega, ragazzi, nonostante la sconfitta, nonostante tutto, sempre forza Benevento, non si vede lo scudetto che sta là. Sempre forza, eccolo qua, Benevento, ragazzi, sempre forza strega, è la mia vita. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi, forza Benevento, sempre. Ciao.